Ciao a tutti amici, oggi vogliamo parlare di un problema grave che affligge la comunità moderna, le persone dipendenti dai prodotti della Apple e della mela. Oggi lo vogliamo fare intervistando Marco e vi faremo vedere questa triste storia. Marco è un nome di fantasia perché l'identità di questa persona non vuole essere rivelata. Marco, da quanto tempo sei dipendente dei prodotti Apple? Circa 12 anni. A che età hai iniziato? 23. Ora quanti ne hai? 35. Ci racconti come hai iniziato? Ma in verità ho iniziato a lavorare sui Mac verso il 1995. Avevo un PowerPC 8800 con sistema 8 o 9, adesso non ricordo, ma sinceramente non mi dava dipendenza e neanche piacere. Il multitasking non c'era, quindi se copiavi una cosa non potevi fare nient'altro. E poi alcune cose, come ad esempio copiare i font, era sempre un pasticcio, era lentissimo, non ho mai capito il motivo. Ma poi cos'è successo? Ma poi, dopo qualche anno così, per gioco, a casa di amici, ad una festa, ho provato un iMac con il nuovissimo sistema 10, che era appena uscito. Sono rimasto veramente colpito. Le finestre animate, le cose che andavano su e giù, i colori, la grafica, mi impressionò così tanto che qualche giorno dopo comprai subito su eBay un iMac usato. E tutto iniziò così. Alcuni miei amici... Scusate, non ce la faccio. Ricordi. Alcuni miei amici mi avevano avvertito, ma pensavo di poter smettere quando avessi voluto. E invece ci sono cascato dentro con tutte le scarpe. Ora che computer hai? Attualmente ho un MacBook Pro, un Power Mac, è un MacBook nero. Mi raccontavi che hai avuto pure altri gadget Apple, vero? Sì, ho avuto un iPod Nano, due iPhone, un monitor display 24 cinema e un Apple TV, senza contare svariati gadget minori come tastiere, cavi, software. Scusate. Non ce la faccio. Quindi questa droga cosa ti dà? Ti dà assuefazione? Sì. Mi fa comprare prodotti Apple in quantità sempre maggiore. Ma soprattutto ti fa fare delle cose che non se stai attento può essere anche molto pericolose. Ad esempio il mix. Mix? Cosa sono? E il mescolare vari gadget Apple. Ad esempio spesso al lavoro uso il Mac, sento la musica con l'iPod e mi capita pure di fare... Scusate, piango, sto piangendo. Ad esempio spesso al lavoro sento la musica con l'iPod e mi capita pure di fare... e ricevere delle telefonate sull'iPhone. Ma una volta sono stato veramente male, sono andato in overdose, mi hanno dovuto portare d'urgenza in un Microsoft Store per una puntura di Windows 7 al cuore. Un'altra volta invece non c'era un Microsoft Store nelle vicinanze e mi hanno dato un Google Phone, quello lì come si chiama, il Nexus One, come supposta. Allora dopo mi ha un po' cambiato, ma un po' calmato questa overdose di roba Apple, è stata un'esperienza bruttissima che non consiglio a nessuno. Questi gadget sono anche molto costosi, vero? Sì, purtroppo. Per 11 grammi di iPhone Shuffle, il prezzo è di 75 euro. Per 135 grammi di iPhone si va anche oltre i 700 euro. Per non parlare delle dosi più sostanziose, come il MacBook Pro, lì la cifra
molto alta. E come fai a procurarti i soldi per queste cose? Rubi? Ti prostituisci? Hai debiti? No, no, per fortuna ancora niente di tutto questo. Lavoro e posso ancora permettermi, ma in futuro non so. Marco, lo so che è duro parlare di queste cose, ma hai provato mai a farti aiutare? Sì, ho provato molte volte, ho provato a comprarmi un Nokia N95 e un IPC, ma ero infelice, andavo a lavoro arrabbiato con me stesso e con il mondo. Ho tentato 3 volte anche il suicidio. Dopo una settimana non avevo più retto, sono andato all'EcoStore e mi sono comprato un MacBook Pro. Ora come sei? E cosa intendi fare? Fra poco uscirà l'iPad, te lo comprerai? E cosa posso fare? Me lo dovrò comprare. Non ho soluzioni alternative. Non mi serve quasi niente, ma lo dovrò avere a tutti i costi. Marco, la tua storia è terribile. Vuoi dare qualche consiglio a chi ti sta seguendo? Non avvicinatevi al mondo dell'iPad. Questa è una droga tra le più peggiori, come l'eroina e il crack. Ti dà dipendenza fisica e psicologica, ti fa sentire bene mentre la usi e ti fa lavorare meglio, senza problemi e più facilmente, ma ti obbliga a comprare computer e viaggio sempre nuovo. Siete ancora in tempo, pensateci, non fate il mio stesso errore. Grazie Marco per la tua testimonianza e in bocca al lupo! Ciao!